il dottor Charles Barras il certificato di qualità del turismo svizzero di livello 2, appena ricevuto, era una sorpresa, risultato di questo vostro impegno costante e veramente creativo, che è stato riconosciuto dalla Federazione Svizzera del Turismo. Grazie Nadia. Dire, caro Presidente, che non solo sei passato da qui nel 2007, hai detto, ma che nel lontano 1972, appena nominato direttore di Ticino Turismo, tu fosti all'origine di quel detto Ticino terra d'artisti. Ecco, noi... Caro Presidente, Vicepresidente, caro Direttore, Vice Direttore, gentili signore e signori, cari colleghi, sono lieto di portarvi il saluto del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Turistico del Luganese. Prima di entrare in questa sala sono stato fermato dalla stampa che mi chiedeva se fossi qui per ricucire lo strappo. Ho risposto di no, non ero qui per ricucire lo strappo, ma non perché non vogliamo ricucire uno strappo, ma perché semplicemente non c'è stato uno strappo. Noi non percepiamo uno strappo. Prima il Presidente sosteneva giustamente che il Mendrisio Turismo è vicino all'Ente. Assicuro il Presidente che anche Lugano Turismo è vicino a Ticino Turismo. Infatti colgo l'occasione per ribadire l'ottima collaborazione tra i nostri due organismi, già sottolineata dal Vice Direttore Barras nel corso della nostra assemblea di ieri sera. Nella stessa occasione il nostro Presidente Bruno Lepori ha chiarito che la presunta divergenza di opinioni fra i nostri due enti in relazione al progetto di nuova legge è più frutto di malintesi e strumentalizzazioni che di reali dissapori. Apertura della linea ferroviaria del San Gottardo 1882, beh qui effettivamente se parliamo di ferrovie e di locomotive siamo nel posto giusto. Rodi Fiesso ad un tratto si trova ad essere nel centro della linea, possiamo dire quasi Londra-Napoli. Ed ecco che pian piano qualcuno, qui si parla in questo libro dell'avvocato Bianchi, comincia a cogliere l'occasione per affittare durante il periodo estivo le proprie camere ad ospiti di Lugano e di Milano. Ed ecco che pian piano questo comincia a prendere piede. Sulla stampa locale nel 1886 si legge decisamente Rodi Fiesso è di moda e va di bene in meglio. In quel periodo si assiste proprio a un boom turistico di Rodi Fiesso, nascono alberghi, gli abitanti affittano le camere, diventa una meta interessantissima, soprattutto per l'aristocrazia della vicina penisola. E in quel periodo si legge, nel 1904, su un giornale, nella stagione estiva, Rodi Fiesso è ormai il soggiorno prediletto dei villeggianti, non una camera che sia una non sia, è presa d'assalto e molti devono a malincuore rivolgersi ad altri paesi. Così dicasi degli alberghi che sono accaparrati per tutta la stagione. Sempre nel 1904 si scrive anche Rodi Fiesso ha davvero mutato faccia, per dirla con un termine volgare, da 30 anni fa tutto è nuovo in questo paese, nuova la stazione ferroviaria, nuovo l'hotel Rodi dei signori Giamboni, l'hotel Elvezia dove il viandante trova un ristoro pronto e confortabile, ad ogni ora della giornata, nuove le ville, rimoderate tutte le vecchie case, le osterie, il caffè, nuove perfino le stalle. Addirittura sappiamo che se calano i pernottamenti calano le entrate per Ticino Turismo ed è importante riuscire a calibrare le attività per non arrivare con delle perdite a fine anno. E sempre all'insegna della razionalizzazione e anche del taglio delle attività e del taglio dei costi è stata la preparazione del preventivo 2013 che vi presenteremo a breve e del piano attività 2013. La particolarità di questo piano attività e quello che ha preso più tempo a me come nuovo direttore e ai miei collaboratori è proprio il riuscire a coinvolgere nella creazione di questo piano attività tutti i partner e penso in particolare a tutti gli enti turistici locali che sono stati incontrati una e più volte, ci siamo incontrati, abbiamo discusso, abbiamo affinato assieme questo piano d'attività perché prodotto e marketing, io sono convinto, devono andare nella stessa direzione e devono andare avanti assieme. Le cose positive espresse, propositi positivi espressi sia dal Presidente che anche dal Vicepresidente di Lugano Turismo, io credo che stiamo perdendo un'ennesima occasione di dotare il turismo ticinese di strutture efficaci, perché efficienti lo sono, stanno facendo un grande lavoro il direttore con i suoi collaboratori, non è questo. Malgrado tutto il loro sforzo, tutto questo sforzo non è efficace per il turismo ticinese che vediamo
da 20 anni in perdita di velocità. Ecco. Insistere, la soluzione delle quattro destinazioni, dei quattro enti locali, per me è un rimandare per l'ennesima volta, no? La costituzione di una struttura turistica forte che doveva esserci già nel 95. Non la si è voluta lì per vari motivi, sarebbe il caso di andare a analizzarli. Nel 98 si è fatta la legge che abbiamo adesso in vigore, si pensava no, questa è la soluzione ottimale e efficace. Nel 2000 è stato presentato un progetto di riorganizzazione delle strutture nel rispetto della legge del turismo del 98, era un ottimo progetto sulla carta, e vi ricordate tutti che fine ha fatto. Tutti dicono che l'era Stinca è Stinca che ha fallito, è vero, lui la sua parte l'ha fatta male, ma è anche vero che tutti gli addetti politici nel settore hanno contribuito a farlo andare male. Questi contenuti vengono poi veicolati attraverso i nostri strumenti. Sicuramente, primo fra tutti, strumento è il web. Al giorno d'oggi non avere un sito internet significa precludersi la possibilità di raggiungere una grandissima fetta di mercato. Quindi è fondamentale che i siti internet siano accessibili, siano utili e siano appunto di facile, le informazioni siano di facile accesso per i nostri utenti. Per questo motivo, proprio perché al giorno d'oggi quasi tutti hanno un tablet, uno smartphone, le informazioni vengono ricercate costantemente e devono essere rapide, altrimenti se non viene trovata subito l'informazione richiesta, sicuramente si cerca un'altra fonte. In questo senso, già ora stiamo facendo un lavoro di analisi sul nostro sito, che è vetrina fondamentale dei nostri prodotti turistici, e continueremo questa analisi anche nei prossimi mesi, per rendere la nostra navigazione ottimizzata ai bisogni dell'utente, quindi affinché questi prodotti che vengono raccolti in degli agglomerati che danno delle risposte agli interessi dei nostri turisti. Entrare nel merito delle singole attività, questo ovviamente è solo una scelta di alcune delle attività che andremo a implementare, vorrei iniziare con una citazione di Hermann Hesse che dice: Ich fuhr nach Asien, es war damals sehr notwendig, dass ich es tat, aber alles, was ich dort fand, das finde ich heute auch hier. Uralt, Hitze, schöne fremde Menschen ohne Nerven, Sonne, Heiligtümer. Willkommen Indien, willkommen Afrika, willkommen Japan. Questo per evidenziare che già Hesse aveva riconosciuta la grande varietà culturale e paesaggistica che ci permette a proporre le nostre unique selling propositions non solo nei mercati vicini, ma anche nei mercati di alto potenziale e quelli più lontani. Sono il direttore del team Timore e del signore esatto, arrivo da Berna. Nella verità sono arrivato ieri sera, tarda notte, oggi ero a Lugano a lavorare. No, è cominciata questa partita di ping pong, perché quando soprattutto le classi di studenti arrivano a Berna e ci chiedono come funziona il gioco tra Consiglio di Stati e Consiglio Nazionale, io lo riassumo sempre come una partita del ping pong, e soprattutto quando si parla di preventivo è veramente un ping pong, e la cifra è la pallina. E allora il Consiglio Nazionale, nell'esame del preventivo 2013, ha deciso di stanziare, in collaborazione con Svizzera Turismo, un credito suppletorio, adesso non voglio dire la cifra sbagliata, ma parliamo di parecchi milioni. Il Consiglio Nazionale è passato, è andato al Consiglio degli Stati, che l'ha tagliato, è tornato da noi già questa settimana e l'abbiamo confermato, quindi abbiamo rigettato la pallina dall'altra parte, agli Stati, che discuteranno, se non sbaglio, lunedì pomeriggio, martedì mattina, questa cifra. E poi non sono un uomo rodato a Berna, ci sono solo da un anno, ma io vedo una possibilità, che è quella che in sede, dopo tre scambi di pallina, si arriva alla conferenza di conciliazione in cui ci si trova e normalmente da buoni svizzeri troviamo il compromesso. Quindi se parliamo di 12 milioni, io credo che un qualche milione, normalmente si arriva alla metà, a 6 milioni i consiglieri agli Stati, che sono molto più proventi di noi, si sentono garanti della stabilità finanziaria del futuro del paese, arrivino almeno ad accettare questa via di compromesso. E anche da parte mia,
con 3 collaboratori, la comunicazione è il settore più piccolo di Ticino Turismo. Il settore si occupa prevalentemente della gestione dei media locali, media nazionali e media internazionali. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare i giornalisti affinché scrivano sul Ticino e dei suoi prodotti turistici. Idealmente qui vedete un risultato concreto, un risultato che abbiamo ottenuto quest'anno tramite 110 viaggi stampa organizzati e oltre 300 giornalisti. I numeri sono in netto calo, prevalentemente per 2 motivi. Da una parte Ticino Turismo ha meno mezzi a disposizione e dall'altra parte tutto il settore mediatico sta attraversando un momento difficile, per non utilizzare la parola crisi. Si risparmia un po' ovunque. In Germania, per esempio, recentemente sono stati chiusi 2 giornali, 2 testate importanti come la Frankfurter Rundschau e il Financial Times Deutschland. E anche in Svizzera le ultime notizie sono di risparmi e riguardano 2 grossi gruppi, la Thea Media e l'Euton. Secondo me tutte perfette, calibrate. Il nuovo direttore dà anche un ritmo importante, però secondo me manca in maniera clamorosa l'offerta enogastronomica. Non perché io ho una certa passione, però ormai tutto il mondo parla di enogastronomia come uno dei punti fondamentali. Non è da togliere niente a quello che avete fatto, secondo me è da aggiungere una piccola parte che non sia adesso, ad esempio, con Ticino a tavola le tradizioni di cui voi parlate iniziano a essere fatte, però vorrei invitarvi a vedere la campagna che ha fatto ultimamente Trentino Alto Adige, basato solo sull'enogastronomia, che accompagna il territorio. Io penso, quando uno torna dalle vacanze, 2 domande: com'era il tempo, come hai mangiato? Secondo me qui manca questa parte. Ovviamente questo è un sunto delle principali attività. Nel dettaglio che adesso vedremo con Alberto Monticelli, la gastronomia non è trascurata. Apprezziamo lo spunto. Sicuramente la gastronomia e l'enogastronomia, quindi quel prodotto che nasce dal territorio, è un ottimo modo per promuovere il Ticino. Ci sono diversi elementi che poi vedremo nel preventivo dettagliato che toccano proprio questo aspetto.